cari telespettatori, quella che proponiamo oggi è una puntata solo apparentemente diversa da tutte le altre che l'hanno preceduta. Oggi mettiamo in evidenza un aspetto della cultura che, pur non essendo espresso attraverso l'arte, ha pieno diritto di cittadinanza nel novero delle attività umane degne di tale appellativo. Malauguratamente, non sempre siamo noi e le nostre comunità a poterci fregiare della palma dei migliori, ma sbaglierebbe molto chi ritenesse di risolvere i problemi nascondendo la testa e non vedere le infamie e gli spregi con i quali continuiamo ad offendere il bene comune, sia esso la natura o sia semplicemente un parco pubblico. La nostra è, ancora una volta, una prova d'amore verso la cultura, nella speranza che il messaggio giunga chiaro e forte, non solo a coloro che sono stati e continuano ad essere i responsabili materiali dei comportamenti incivili documentati nei filmati, ma ancor più forte vorremmo che esso giungesse ai signori amministratori e dai signori tutori dei beni della collettività. Sarebbe magnifico poter presentare a breve una nuova puntata nella quale la nostra isola potesse dimostrare la sua ritrovata eccellenza culturale. Siamo ritornati nella Pineta Mirtina col poeta Bruno Mancini, il quale ha affidato ai versi della sua poesia la denuncia sull'abbandono delle pinete. Sollecitati da tantissimi cittadini, residenti e turisti, da anni denunciamo l'assurdo e vergognoso stato di abbandono in cui versano le pinete del comune di Ischia. Parchi pubblici che dovrebbero rappresentare i salotti sempreverdi del centro storico ischitano e che invece sono preda di un degrado assurdo, con erbacce e piante selvatiche che la fanno da padrone, assieme a sporcizie e rifiuti di ogni genere che non vengono rimossi. La pineta degli atleti, quella che dal centro cittadino si estende sino a Fondobosso a due passi dallo stadio Enzo Mazzella, e la pineta mirtina che si trova a ridosso del centro storico di Ischia, sono il simbolo per antonomasia del degrado sociale a cui negli ultimi anni ci ha purtroppo abituati l'amministrazione comunale. Guidata da Giosi Ferrandino. Nella pineta degli atleti, detta così perché quotidianamente vi ci si recano al suo interno centinaia di sportivi per allenarsi e fare jogging, le erbacce hanno coperto persino le panchine dove sono soliti accomodarsi i fruitori di questo polmone di verde cittadino. Stessa disastrosa sorte è quella che tocca la pineta mirtina, dove anche le oche sono costrette a vivere in un ambiente sporco e maleodorante, e in cui alcune giostrine rotte rappresentano un serio pericolo per i bambini che le utilizzano. Per non parlare poi delle vasche di acqua mirtina, costate un occhio della fronte alla collettività, e che da fonte di acqua diuretica sono state ridotte a fonte di gioia per zanzare insetti vari che al loro interno proliferano e sguazzano felici nell'acqua putrida. Che vergogna! E nel mentre noi lo facciamo attraverso i servizi giornalistici, c'è chi ha deciso di denunciare lo stato di degrado delle pinete ischitane attraverso la poesia. Si tratta di Bruno Mancini, poeta e scrittore isolano, che ha affidato ai suoi versi un malinconico saluto alle pinete che c'erano una volta. C'era una volta ed ora non c'è più, è un'espressione di dolore dissimulato. La maniera atavica di considerare una perdita, qualsiasi essa sia, appare di un accadimento ineluttabile, una forza del destino, una scelta divina,
a seconda delle diverse dottrine alle quali ci si vogliono apportare. C'era una volta ed ora non c'è più è comunque una frase meno sferzante e dolorosa di c'erano una volta ed ora non ci sono più, meno sotto tutti gli aspetti, quantità, certezze e valori. Non sempre è possibile accertare per singoli eventi quanti siano stati coloro che c'erano. Nel tentativo di identificare chi valga l'affetto che gli dedichiamo e ne sia degno fino al punto da meritare l'inserimento nel nostro personale elenco speciale dei c'erano, abbiamo ricostruito molte difficili certezze. Non sono certo che esista per ogni situazione uno specifico sistema adatto a farmi assegnare valori alle univoche diversità, nel caso in cui esse rappresentano i tanti o tante che c'erano, così o come, così, trame e dubbio, sempre lui, o come, da Rivolo a Torrente, il mio segreto addio saluta le pinete. Bruno Mancini ci ha brevemente spiegato in cosa consiste l'attività culturale che la sua associazione porta avanti da qualche anno a questa parte. Un progetto particolarmente interessante, secondo me, di diffusione della poesia, quello che da anni sto portando avanti con la direzione artistica di Roberta Parizza, una valente poetessa del Trentino. Esso consiste nel sistema innovativo di inserimento della pubblicità all'interno di volumi di poesia, cosa che non si era mai fatta prima. D'altra parte oggi è la pubblicità quella che determina i nostri bisogni, i nostri consumi ed è quella che ci consentirà, ci ha consentito anche, di pubblicare alcuni volumi in una tiratura di 5.000 copie. Se pensate che 400 copie in Italia di poesia sono un best seller, ecco che abbiamo spiegato bene qual è l'impatto che questo progetto può procurare in favore della poesia. Come si chiama questo progetto? Questo progetto si chiama in vari modi, a seconda delle varie fasi in cui è stato elaborato. È nato come La mia isola, poi è diventato Le nostre isole, oggi si chiama Mondi Mancini. In effetti ogni volta ha una sua collocazione specifica e viene in qualche modo presentato con degli sponsor anche a livello nazionale che comunque ci stanno dando dei grossi aiuti, come l'Istituto Agostino Lauro, che è stato lo sponsor dell'ultimo progetto che andremo a presentare da qualche settimana. Ripeto, 5.000 copie di un'antologia è qualcosa di assolutamente innovativo, ma questo riporta anche un grande ritorno alle aziende che in qualche modo sponsorizzano questi progetti, in quanto i soldi spesi per i volantini, per i deviant, per le brochure vanno distrutti in poco tempo, hanno breve vita, mentre un'antologia poetica non ha tempo, rimane nel tempo e continua a mandare il suo messaggio per anni e anni e anni. Nel mentre Bruno Mancini ci spiegava il suo progetto poetico e culturale, ci ha mostrato un vero e proprio scempio, presente alle mie spalle, sulla mia sinistra. Due capannoni abbandonati, all'interno dei quali c'è di tutto. Nei capannoni che probabilmente un tempo conservavano gli attrezzi da lavoro dei giardinieri di questa pineta, l'aria è praticamente irrespirabile. Oltre a fazzolettini e profilattici, ci sono escrementi umani, riviste pornografiche e rifiuti vari. Il tutto alle spalle e quindi a pochi metri di distanza dal parco giochi quotidianamente frequentato da decine e decine di bambini residenti e turisti. Quello che ci chiediamo è questo. Ma com'è possibile tollerare uno scempio ambientale e sanitario del genere in una pineta pubblica proprio nell'area frequentata dai bambini? Dove sono l'ASL e le altre istituzioni preposte alla tutela igienico-sanitaria del nostro territorio? C'è qualcuno che si rende conto della gravità di quello che è presente all'interno di questa pineta? C'è qualcuno che capisca che questo scempio vada immediatamente rimosso? Ma la cosa che fa assumere alla vicenda contorni a dir poco sconcertanti è il fatto che questa autentica vergogna sociale è stata più volte denunciata dallo stesso Mancini, ma inutilmente purtroppo. Dando il giro per Ischia attraverso quelle che sono le mie emozioni, ecco che a volte vengo in contatto di situazioni come queste, che sono un degrado, uno scempio, inconcepibile per una località turistica come la nostra, e lo sono tanto più in quanto sono state più volte denunciate. Io personalmente mi sono messo in mostra, ho scritto, ho prodotto fotografie sull'organo di stampa, sulla televisione, ma le cose stanno ancora a questo punto, non cambierò mai. E
pensare che si trova a due passi dal parco giochi. Si trova a due passi dal parco giochi dove i bambini vanno a giocare a nascondino, vanno a giocare a nascondino tra le cacche, i preservativi, i giornali pornografici, tutte quelle schifezze che saranno esempi che non si possono neanche elencare. Ci sarà pure qualcuno che è responsabile di queste cose, sarà qualcuno che ci dovrà dare conto a noi cittadini, dire i nostri soldi perché non sono stati spesi per sistemare una... come lo posso chiamare? Lo scemo, la tortura, la schifezza, qualcosa di ignobile. Non ci sarà mai nessuno, certamente, perché la politica è quella che riesce a coprire tutto, a mandare tutto e far diventare tutti bravi, buoni e responsabili. In chiusura di questo servizio giornalistico non ci resta altro da fare che denunciare con forza questo ennesimo scempio presente in Pineta, di denunciarlo pubblicamente all'ASL e all'amministrazione comunale di Ischia, in modo particolare al sindaco Giosi Ferrandino, che nel territorio rappresenta la massima autorità sanitaria. Si intervenga immediatamente per